Ciao a tutti. Allora, ora farò questa specialità toscana, questa focaccia con l'uva. Vedete, ho preparato l'impasto, l'ho fatto incordare in planetaria, trovate le dosi all'inizio, ho fatto i soliti giri di pieghe, ora lo sto pirlando un pochino e lo metterò a lievitare per 24 ore. Lo terrò un pochino a temperatura ambiente, un'oretta, e poi lo metto in frigo fino al giorno dopo. Ho oliato il contenitore, ecco qua, come se dovessi fare una pizza o una focaccia normale. Bene, la mattina dopo, eccolo qua, l'ho tirato fuori almeno 2 ore prima. Ho preparato l'uva nera, l'uva, vedete, per fare il vino rosso, quindi va bene un Sangiovese, un Cabernet. Alcuni usano l'uva fragola, che rimane un pochino più dolce. Ci ho messo i 2 cucchiai di zucchero, l'ho asciugata prima dopo averla lavata. Naturalmente cercate di prendere un'uva bio, quindi senza veleni sopra. Questa è la nostra, quella che abbiamo nella nostra vigna. Allora, ora mi preparo la teglia. Ci metto la carta forno per sicurezza, ma se avete una teglia che stacca bene, va bene anche senza carta forno. Ci verso direttamente l'impasto in questo modo. Allora, io è la prima volta che faccio questa focaccia toscana, è la prima volta anche che la mangio perché non l'ho mai mangiata con l'uva. Quindi vediamo quello che ne esce fuori. Mi allargo bene l'impasto. Mi è venuta l'idea guardando la ricetta sul blog di Davide Zampelli, che è uno chef altoatesino, pensate, però questa ricetta è toscana. Quindi poi ho visto anche altre ricette, però ecco, mi sono basata sulla sua ricetta. Ho visto che alcuni la fanno in alcune zone, credo della Toscana, va fatta in 2 strati, quindi uno strato hanno messo i chicchi, poi va messo una sorta di pizza ripiena, diciamo, e poi ancora i chicchi sopra. Ma io la farò così, farò soltanto uno strato, quindi come ho visto fare a Davide e ad altri anche. L'uva ce ne va tanta, vedete, ci vanno tanti chicchi, tanti chicchi. La prossima volta voglio provare l'uva fragola, che come a detta di alcune ricette dovrebbe essere più indicata perché è un pochino dolce. Quest'uva dovrebbe essere un Sangiovese, credo. Non mi espongo troppo, non mi espongo troppo, ci vuole il parere di mio marito qui, eh? Ok, ho coperto bene. Ecco qua. Intanto mi accendo anche il forno. Il forno lo metto a 220 gradi, 220 gradi, e aspetto che va a temperatura. Mentre che aspetto, me la copro questa con la pellicola, la faccio lievitare ancora un pochino, quindi diciamo il tempo di scaldare il forno, 40 minuti, un'oretta. La copriamo, forse lo zucchero che ho messo ancora sopra lo potevo mettere anche prima di infornare, vabbè, ormai ho fatto, eh. Vediamo. Allora, sono i 2 cucchiai di olio e dentro ci ho messo un po' di rosmarino. In alcune ricette c'è questo rosmarino, ho visto, in altre no, però ecco, mi fido di Davide. Penso che questo rosmarino ci starà benissimo sopra l'uva. Gli dà un po' di
contrasto con il dolce e il sapore, il saporito del rosmarino. Ok, ho finito di mettere l'olio e adesso vado ad infornare. Ok. Quindi ho infornato a 220, però dopo 10 minuti ho abbassato a 200, regolatevi con il vostro forno. Come vedete l'uva sopra deve cuocere, deve ritirarsi anche il sughetto che esce, quindi il mosto. Consiglio, come dice Davide, di metterla sotto e poi magari di rialzarla un pochino sul piano. Ed eccola qua dopo 30 minuti, vedete? Però naturalmente regolatevi, eh. Se avessi alzato un pochino i bordi, quel sughetto sarebbe rimasto sulla pizza, credo. Eccola qua, non vedo l'ora di assaggiarla. Beh, ragazzi, è ancora calda, l'ho assaggiata, veramente buona, buonissima. Mi piace tanto, mi piace tantissimo. Forse doveva venire un pochettino più bassina, amici toscani, ditemi, datemi i vostri pareri. Comunque il sapore è buono, veramente buono. È da ripetere sicuramente e migliorare un pochino la ricetta. Bene, amici, vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!